Cilanda. Un di sole, shalalaina. Un da Calabra, tutto Cilanda. Cari amici di Onda Calabra, beh, certo, non è proprio la soluzione più comoda per fare uno speech iniziale, però tutta questa altezza non ti crea un po' un'emozione? Ma direi di sì, soprattutto perché c'è Carlo che ci riprende da giù, è rimasto giù, non voleva fare le scale, lo salutiamo, vabbè, canino. Il solito vagabondo, ma non fa niente, noi proprio per andargli incontro gli abbiamo detto tu rimani giù e noi rimarremo su. E noi ascendiamo al cielo. Mi piace tantissimo questa cosa. E mentre ascendiamo vi vorremmo anche raccontare quali sono i contenuti di questa puntata. Beh, inizieremo da Paola. Paola, stazione di Paola, ma Paola santuario di San Francesco di Paola. Abbiamo incontrato, beh, devo dire, un amico, un appassionato, un fan o un fan, come volete voi, all'americano o all'italiana, che è Padre Domenico e ci racconterà un brevissimo, brevissimo viaggio all'interno del santuario. E poi ci sposteremo al Palazzo Vescovile di Tropea, quella bellissima cittadina che tutti conosciamo per la facciata principale, per il mare stupendo, per il buon cibo, ma non è solo quello, è anche arte, arte sacra, museo archeologico e anche uno scorcio interessante per raccontarvi delle vecchie mura della città. E quindi? Seguiteci! Non vi rimane altro che seguirci, o no? Sì, ma adesso come scendiamo? Io ho i capelli abbastanza lunghi, dici? Allora guarda, io scendo, tu mi tiri i capelli e vediamo cosa facciamo. Sicuramente la missione fondamentale di Onda Calabra è di far conoscere prima noi e poi i nostri fedelissimi telespettatori i luoghi del nostro territorio, quelli magari già conosciuti e quelli meno. Ma qui non parliamo di un luogo, qui parliamo proprio di una persona, di una persona straordinaria. Siamo nel santuario di San Francesco di Paola, siamo naturalmente in provincia di Cosenza, accanto a me ho Padre Domenico, posso dire un amico, un fan, cioè uno che voglio dire, diciamo mi ha conosciuto in televisione e mi fa piacere perché poi c'è quel senso di appartenenza, no? Con un ex telespettatore e adesso naturalmente responsabile dell'accoglienza qui all'interno del santuario e anche della comunicazione. Quindi insomma in questa prima parte di puntata ci darà una mano a capire meglio magari chi era appunto San Francesco. Innanzitutto ben trovato e grazie. Ben trovato anche a te, grazie anche di questa possibilità che dai a tanti telespettatori di ammirare anche le bellezze ma anche la storia di questo santuario. La storia. E noi che siamo affamati di storia, Domenico, io ti voglio domandare questo. Sappiamo tantissimo di San Francesco di Paola, i miracoli, la sua continua preghiera. Il fatto che sia arrivato ad una veneranda età di 91 anni, insomma, uno che sul territorio e non solo naturalmente a Paola, in Calabria, in Italia, ma anche in Europa, ha segnato davvero il suo percorso. Noi siamo all'interno della cappella dove sono contenute le reliquie di San Francesco di Paola, ma
come ci sono arrivate? Cioè, tutto parte nel 1507? Sì, sì. Ecco. Che siamo cosa accade? Proprio nel 1507, quando Francesco muore, ritorna alla casa del padre il 2 aprile del 1507, tra l'altro, parentesi, questa data ci ricorda anche la morte del caro ormai santo Giovanni Paolo II, che tra l'altro proprio 30 anni fa venne in questa cappella qui a Paola a pregare dinanzi le reliquie del santo. Bene, sì, diciamo che la cappella delle reliquie è un po' la sintesi della vita e dell'opera di San Francesco di Paola, perché rappresenta il cuore spirituale non solo della Calabria, perché San Francesco è patrono Calabria, ma anche ci fa conoscere meglio, come tu dicevi, questo santo, perché noi siamo un po' abituati a leggerlo, ecco, in chiave miracolistica, i miracoli che ha fatto, però conoscere la sua storia, tante volte anche gli stessi calabresi non conoscono fino in fondo la sua storia. E pensare questo uomo meraviglioso, che era stato accolto ovunque, naturalmente con ovazioni, potete pensare che affetto, che predisposizione ad accogliere San Francesco, o meglio, padre Francesco ai tempi. Insomma, tutto comincia con la sua morte, perché in effetti lui in Francia, perché mandato dal Papa, Papa di allora chi era? Papa Sisto IV. Sisto IV, che aveva in qualche modo dovuto intercedere con Francesco per andare in pratica a dover miracolare il re di Francia. Beh, il re Luigi XI era gravemente ammalato, il re Luigi XI era un re potentissimo, governava tutta l'Europa. Beh, uno che non è che te la mandava a dire, insomma. Assolutamente no. Fece fuori i familiari per arrivare. Addirittura fece fuori anche dei familiari, appena sospettava che qualcuno poteva intaccare il suo trono lo difendeva a denti stretti. Però Francesco ci va un po' contrariato. Un po' contrariato, lui non voleva andare all'inizio, però poi il Papa, ecco, per obbedienza lo invitò ad andare e lui, ecco, con la parola del Papa si avviò in questo lungo viaggio già anziano, non lo guarì. Però no, lo convertì. Ecco, è comunque un miracolo. Il re, appena arrivò Francesco in Francia, subito incominciò a chiedere insistentemente questo prodigio, ma Francesco, ecco, lo faceva pazientare, finché a un certo punto rispose chiaramente che non era questa la volontà di Dio, ma che si doveva preparare a ben morire. Insomma, in effetti poi le cose vanno avanti, arrivano questo popolo assurdo, gli Ugonotti, che in effetti trovano il corpo di Francesco. Viene seppellito a Tours, nella chiesa proprio che aveva fondato, ma di lì a poco gli Ugonotti saccheggiano la chiesa, c'erano delle guerre e gli danno fuoco. Certo. Ma la paura forse di questa figura? La paura e soprattutto la venerazione che i francesi avevano, perché era un punto di riferimento ormai per loro, in un periodo anche particolare della chiesa. Ricordiamo che di lì a poco ci sarà anche Lutero. Era come se volessero cancellare questa figura così importante. Sì. Però non ci riuscirono. Non ci riuscirono, perché nonostante il rogo che ci fu, perché loro presero il corpo dalla tomba e lo bruciarono, subito dopo i frati stessi insieme all'arcivescovo di Tours accorsero per salvare quello che era rimasto dal rogo, perché noi abbiamo ancora, grazie a Dio, quelle poche ossa che sono rimaste Che sono arrivate proprio qui nel 1935. Sì, tantissimo tempo dopo e dopo varie insistenze, però sono arrivate. Alla fine l'importante è il risultato, e sono contenute all'interno qui della cappella. Il nostro micro viaggio su San Francesco di Paola parte proprio da qui, e adesso ci spostiamo in un altro posto. Padre Domenico mi ha portato in un luogo che in effetti io penso abbia visto centinaia di migliaia di persone. Questa era la cella di Padre Nicola. E in effetti lui in questo posto, anche abbastanza ameno, insomma piccino, aveva diciamo un materiale che poteva poi dare alle persone bisognose di quel periodo. Ma in effetti questo è un posto che è praticamente frontale all'ingresso del santuario, che forse molti guardano, ma pochi apprezzano o sanno davvero il vero significato. Vi raccontiamo in pochi minuti la storia di questo beato che tra qualche mese diventerà santo e sarà il secondo santo che sarà uscito da questo santuario, naturalmente dopo San Francesco. Domenico.
Verissimo, io anzi ti ringrazio perché mi dai la possibilità di poter dire qualche parola su questo luogo che è tra i più significativi del santuario, perché se gli altri ci parlano della grandezza di San Francesco, qui si parla di una grandezza di un figlio di spirituale, un figlio, di San Francesco, ed è proprio frontale perché appena il pellegrino arriva la prima cosa che vede. Al santuario è la prima cosa che vede, un po' oscurata perché lo sappiamo che la gente nella pietà popolare preferisce accendere le candele naturalmente, certo, per i propri accanto bisogni, c'è questo accanto problema, a San Francesco, per cui magari passano, guardano, ecco, ma sono un po', ecco, indecisi nell'entrare. O magari molte volte anche poco informati. Poco però, informati. In effetti questo è un luogo particolare perché questa è la cella appunto del beato Nicola da Longobardi. Longobardi è un paesino qui vicino Paola, sulla costa tirrenica, ecco, sì, sulla costa tirrenica, vicino a Mantea, e che ha dato proprio i natali a questo futuro santo, perché proprio il 23 novembre Papa Francesco in piazza San Pietro insieme ad altri cinque, ecco, futuri santi, ecco, lo proclamerà santo. Perché... Allora, per dirla tutta e anche in modo assolutamente tecnico, ci sono due procedure fondamentali perché un uomo meraviglioso come San Nicola, insomma, diventi santo. Cioè, prima la beatificazione, sì, e poi la canonizzazione. Certo. Diciamo che in tutti e due i casi bisogna avere praticato o registrato un miracolo, sì, uno, sì, nella prima fase e uno nella seconda, e i miracoli di solito si registrano quando naturalmente il beato è già morto. Certo, ce, sì, n'è uno che è stato evidentemente, mi pare, registrato nel 1938, sì, ecco, sì, è il miracolo proprio della sua canonizzazione, che è ancora vivente, sì, è ancora vivente questa persona che stava lavorando al santuario di San Francesco di San Francesco di Paolo, però a Longobardi, sì, e che cosa gli accade a quest'uomo? Sì, è proprio il miracolo per la canonizzazione, viene da un suo compaesano di Longobardi. Pensi. Perché quest'uomo Giuseppe Lauda Dio, anziano ancora appunto vivente, beh, già sul cognome era uno avanti, sì, è vero, uno avanti, e in pratica stava lavorando al restauro della chiesa di San Francesco di Paola a Longobardi e cadde improvvisamente da questa impalcatura dove stava restaurando la parete esterna della chiesa, tanti metri. E da buon compaesano invocò subito il beato Nicola, disse: beato Nicola, salvami, e cadde a terra senza farsi completamente nulla. Per cui senza, immaginiamo che l'altezza 30, 40, 50 sì, metri, perché, insomma, alta. Potete immaginare una chiesa che tipo di altezza possa avere, però questo signore tuttora vivo e quindi insomma direttamente intervistato, sì, no? Sì, per, sì, sì. Perché insomma potete immaginare, insomma, un miracolo, c'è una procedura ben stabilita dalla Chiesa, una cosa per serissima, la canonizzazione, una cosa molto davvero seria. Molto molto seria, insomma, padre Nicola da questo grandissimo senso d'accoglienza, sì, nei confronti di tutte le persone che sono venuti in tanti anni della sua permanenza qui al santuario, questo grande uomo che ha dedicato all'accoglienza parte della sua esistenza, poveri, è vero, oggi diventa, fra qualche mese diventa santo. E lo vogliamo dire a tutte quelle persone che magari dopo aver visto questa puntata verranno qui al santuario, non vi potete confondere, è proprio in traiettoria con l'ingresso, fermatevi perché evidentemente quest'uomo... Noi ne siamo veramente contenti perché d'ora in poi, oltre a venerare San Francesco, venereremo qui pure San Nicola da Longobardi. Potevamo mancare l'appuntamento con le grotte di San Francesco, perché in effetti realmente quando comincia a sviluppare un'idea religiosa che era coinvolgente, che contaminava davvero il territorio, San Francesco comincia naturalmente a creare un posto, un luogo dove stare, e quindi costruisce questa grotta, questo posto che, insomma, potete immaginare dalle immagini che vedete, non è
particolarmente, particolarmente comodo, questo letto fatto di pietra. Però in effetti cominciavano, insomma, ad avvicinarsi i primi seguaci e quindi, insomma, in effetti l'esigenza era quella di poter ospitare più persone. E visto che c'era quella idea, no, come i padri basiliani, insomma, cioè quella di comunque costruire delle grotte contenitive, anche loro vanno verso questa direzione. E allora, Domenico, cosa accade? Beh, sì, è proprio così. In effetti, poi visitando i santuari, noi vediamo tanta storia, arte, ma c'è dietro una spiritualità. Ah, certo. Per cui San Francesco nasce come eremita, perché dopo un pellegrinaggio ad Assisi, a Loreto, nei principali santuari del tempo, insomma, ritornando a Paola, decide di ritirarsi in questo luogo dove adesso è situato il santuario. Per cui noi abbiamo una prima grotta, che è la grotta della penitenza, così chiamata, e che è un luogo a parte da questo romitorio dove noi ci troviamo. E lì vive per 5 anni da solo, perché comunque la sua vocazione era quella eremitica, non aveva intenzione di fondare ordini religiosi, istituti. Ma nel tempo arrivano i primi seguaci, gente che è affascinata dal suo stile di vita e chiede di stare con lui e condividere questa sua esperienza. E quindi li coinvolge evidentemente in questa esperienza così, così importante. Così... E così si mette all'opera e costruisce questo romitorio. Noi adesso abbiamo dei ruderi di questo romitorio. Sì, il loro stile di vita era quello degli eremiti. Beh, veramente minimale. Essenziale, poi fatto anche comunque di momenti di solitudine, soprattutto di preghiere, eccetera, ma anche dei momenti di comunità. Per cui abbiamo anche in questi ruderi una cappella dove loro si riunivano a pregare, ma anche qui all'interno di questi ruderi c'è un'altra grotta, che si dice appunto sia la grotta, la seconda grotta di San Francesco, e lì c'è appunto questa pietra che era il suo guanciale, dove lui dormiva. Crea una certa emozione poter immaginare che San Francesco riposava, insomma, in questo luogo, onestamente, che uno ci creda o meno, che sia religioso o meno, però onestamente a stare qui in questo luogo, diciamo particolarmente fresco, no? Sì, molto. In estate è piacevole. In estate, ragazzi, potete immaginare. Però la cosa che mi incuriosisce un po', no? C'è questa zona scendendo qui nella grotta, dove si racconta che San Francesco, insomma, esiliò quasi in un angolino il diavolo, che cercava di tentarlo evidentemente in tutti i modi mentre lui stava costruendo questa grotta. Ma da grande uomo del sud qual era, calabrese, capotosta, che fece? L'ho messa a posto. Certo, da grande uomo del sud e un grande uomo di fede, certo. Ma demonio, ecco, leggendo la vita dei santi vediamo che comunque dava un po' fastidio a tutti quelli con che grande spiritualità, volevano insomma, servire diciamo Dio. E per cui anche qui si racconta appunto che il demonio disturbava la costruzione del romitorio. Ecco, e allora a un certo punto San Francesco, ecco, lo rinchiuse in un angolo, stai fermo lì, in pratica diremmo con le nostre parole. E questo luogo viene chiamato antro del diavolo, proprio perché si racconta questo episodio. Pare che dimorò per un certo periodo di tempo, fin quando fortunatamente, grazie a Dio, si stancò e si ritirò da qualche altra parte. Beh, i santuari, lo sappiamo, sono luoghi di spiritualità, mistica, storia, anche un po', no? Che fa parte, ecco, anche del linguaggio popolare. Assolutamente d'accordo, assolutamente d'accordo. Insomma, lasciamo questo posto fresco e che naturalmente ha tenuto non solo i seguaci di San Francesco, ma anche lo stesso Francesco, in un periodo anche particolarmente importante. Quindi queste grotte parlano di loro, sì. È come se in effetti li sentisse pregare, sì, no? Vero. Parlare, discutere e quant'altro. E onestamente, insomma, un piccolo uomo come me è particolarmente emozionante questa cosa. Il santuario è il luogo proprio anche di richiamo alla conversione del cuore, è vero. E poi ricordiamo anche che comunque i pellegrini che vengono qua amano molto questo luogo. Certo. In antichità, per quelli che sono un po' più grandicelli di noi, ricordano che proprio in questo luogo venivano lasciati anche tutti gli ex voto. E io da bambino mi ricordo di esserci stato con i miei familiari e mi ricordo queste pareti che erano pienissime, tappezzate di qualsiasi cosa, gessi, insomma, qualsiasi cosa. Va bene, la grandezza di San Francesco non finisce qui in questa puntata speciale qui a San Francesco di Paola. Siamo in provincia di Cosenza, all'interno del santuario. Chiudiamo andando nella Via dei Miracoli. Bene.
Allora, San Francesco era molto legato agli elementi della natura, il fuoco, insomma, la terra e l'acqua. Dietro di noi la fontana della Cucciarella, insomma, detta proprio così da padre Domenico, ci faremo anche spiegare il perché. Questa piccola vena d'acqua che scorre da sempre, da quando San Francesco, da quando gli operai di un tempo stavano costruendo il santuario, e per approvvigionarsi di acqua dovevano percorrere comunque distanze abbastanza importanti. E allora San Francesco disse: non vi preoccupate. Con il bastone, vero? Sì. Con il suo bastone toccò nella roccia e da quel momento quest'acqua scorre ininterrottamente. Verissimo. Ma la cosa più incredibile, poi ti lascio parlare, che mi raccontavi e che fa venire davvero la pelle d'oca, è che una analisi chimica di quest'acqua l'ha praticamente paragonata all'acqua di Lourdes. Verissimo. Qui, adesso rimango senza parole. Beh, sì, perché in effetti poi, ecco, quest'ultima parte, ecco, che stiamo guardando è quella, la via dei miracoli. Qui, certo, c'è, ecco, la presenza realmente di Dio nei santi, perché, certo, in pratica, ecco, questa via ci parla, ecco, del soprannaturale. Vero. Francesco, vero, che costruisce il convento, e durante questa costruzione avvengono dei prodigi. Abbiamo scelto la cucchiarella, appunto, la come cucchiarella, dicevi tu, certo, perché si prende l'acqua con la cucchiara, sì, il cucchiaio, il lo mestolo. Stiamo vedendo, ecco, è questo. Ma per esempio c'è la calcara, sì, la carcara, la fornace, la dove fornace. San Francesco risuscitò il famoso agnellino Martinello. Certo, San Francesco, ecco, usa gli elementi della natura anche sull'esempio un po' di San Francesco d'Assisi, certo, che amava gli animali. Vero, vero, anche vero. Lui, addirittura, una piccola curiosità, amava dare anche i nomi agli animali che aveva: l'agnellino, certo, Martinello, la trota anche Antonella, che risuscita nell'acqua della cucchiarella. Beh, li rende più familiari. Li rende più familiari, certo, un po' come facciamo un po' noi con i nostri animali, certo, domestici. Sì, ecco, questo elemento che tu sottolineavi è verità, nel senso che è stata fatta proprio una ricerca, c'è stata tutta uno studio da parte di scienziati, c'è stata anche delle trasmissioni che sono state fatte, e si è visto che proprio nell'essenza di quest'acqua è uguale proprio a quella di Lourdes. La cosa più incredibile, perché in effetti scorre da allora, sì, lentamente, ma sempre, sempre, sempre. Pensate, anche davanti allo sbancamento per produrre, per costruire questa nuova chiesa, questo nuovo santuario a San Francesco, non si è mai interrotta. E quindi evidentemente possiamo dire, Domenico, che è un miracolo che continua. È un miracolo che continua. In effetti sono tutti luoghi che testimoniano miracoli allora compiuti, ma alcuni sono ancora evidenti. Insomma, se proprio vogliamo concludere, anche c'è una bella cosa: oltre il convento di Paola, San Francesco ne ha fondato tanti altri, certo, tra cui quello di Paterno Calabro, un po' meno famoso, certo, di Paola, però, certo, però consiglio, certo, anche di andarlo a vedere, perché, certo, è molto bello. E addirittura lì, proprio sull'architrave della porta, chi va, entra in chiesa, vede che questa architrave è lesionata, sembra quasi che sta per cadere, che da un momento all'altro fu messa lì da San Francesco con un miracolo, e allora, nonostante terremoti, rassicurò tutti, nonostante, cioè, non crollerà, non è mai crollata, e ancora si può vedere a vista d'occhio questa miracoli realtà, che continuano nel tempo. Insomma, a distanza di 500 anni siamo ancora qui a raccontare queste cose meravigliose. Domenico, io ti ringrazio davvero. Grazie veramente di cuore. È stato un breve viaggio. All'inizio lo possiamo dire, sì, hai detto questa parola del fans. In effetti è vero. Domenico è un mio grande, sì, fan. Lo seguivo anche io tempo fa nelle altre trasmissioni. Parlando con lui mi sono accorto, grazie, però parlando con te mi sono accorto del tempo che passa, perché lui era un bambino quando seguiva le mie trasmissioni. È vero, è fantastico, vero, fantastico, ed è davvero molto piacevole. Salutiamo tutti, sì, gli amici in giro per il mondo. Approfittiamo anche di questa trasmissione proprio per salutare tutti i devoti di San Francesco, tutti i calabresi, soprattutto quelli che sono sparsi nel mondo e che scrivono email, chiamano al santuario, perché hanno questo legame con la terra natia, certo, forse più di noi che ci abitiamo tante volte, sì, e loro ci tengono. Per cui li ricordiamo, e un saluto allora a tutte le loro famiglie, preghiamo anche per loro, loro ci chiedono questo e li ricordiamo dinanzi a San Francesco. Grazie, grazie ancora. La puntata di Onda Calabra non finisce, finisce questo primo viaggio, ma abbiamo ancora altre cose da raccontarvi.
onda Calabra, Indocilanda, ondi sole, shalalaida. Rientriamo dalla pubblicità e ci spostiamo in provincia di Vibo Valentia, anzi proprio a Tropea, quel gioiellino veramente meraviglioso che regala anche delle preziosità. In questo caso parliamo di arte sacra ancora una volta, ma non solo. Sarà il nostro storico, Caterina Schiariti, a presentarci quello che è il Museo Diocesano. Intanto grazie per l'accoglienza. Grazie a voi. Spieghiamo la cappella nella quale ci troviamo in questo momento, perché è così importante a livello storico? Allora, è molto importante perché ci mostra tra l'altro la vera e propria ubicazione del nostro Museo Diocesano. Infatti nasce all'interno del vecchio, dell'antico Palazzo Vescovile, e questa cappella nasce nel 1755 per volere di uno dei vescovi di Tropea, uno dei più importanti, il Monsignor Pau. E ovviamente è, come potete vedere, una cosa molto particolare, perché molto ispirata, direi. Esatto, era la sua cappella privata, quindi fatta su quello che era il suo gusto. Tra l'altro, le maioliche sono provenienti dalla zona di Napoli, perché di origine napoletana era anche la famiglia di Monsignor Pau. Quindi pavimentazione preziosa, però sì, anche il soffitto è particolare. Sì, anche il soffitto è particolare, con una decorazione particolare a rosone, ma anche la lavorazione, qui vediamo in gesso che era stato tra l'altro pitturato, diciamo così, decorato in giallo in modo tale da dare l'impressione del marmo, una sorta di inganno, ecco, diciamo così. Questo è il primo piano del Museo Diocesano. Che cosa offre al visitatore? Naturalmente noi faremo vedere solo qualcosina, poi invitiamo i telespettatori a raggiungervi e vedere loro stessi quanto bello sia e quanta storia riesca poi a raccontare. Diciamo che racconta in realtà la vera e propria storia per intero della nostra cittadina, perché iniziamo addirittura dal 4000 a.C., 4250. Ecco, quindi non solo sì, arte sacra. No, assolutamente no, perché nasce anche con la partecipazione non solo della diocesi di Mileto, Tropea e Nicotera, ma anche con l'intervento della sovrintendenza ai beni culturali della quindi Calabria. Quindi prima di spostarci in quell'ala sì, precisa del museo, spieghiamo cosa possiamo trovare qui a fianco alla cappella, questa preziosa cappella. Sì, allora a fianco alla cappella, proprio qui al primo piano, possiamo trovare reperti, diciamo, anche archeologici, grazie soprattutto alla presenza in questo momento di una mostra sul vino che racconta la storia del vino qui a Tropea, ma in generale ovviamente sin dal IV-V secolo a.C. Bellissimo anche questo senso di, ecco, sì, appartenenza al territorio e quindi esatto, la volontà di ospitare anche il nuovo all'interno dell'antico, quindi memoria esatto, sì, memoria storica ma completa, dall'era più antica a quella moderna. Ma spostiamoci adesso nell'area archeologica. Siamo arrivate downstairs, l'abbiamo detto all'inglese come per dire veramente tutto il mondo dovrebbe scoprire i tesori che custodiamo nella nostra bella Calabria. In questo momento vogliamo raccontare la storia di 3000 anni prima della nascita di Cristo. Ciò vuol dire che in questo museo, che è il Museo Diocesano, ricordiamolo, non c'è solo l'arte sacra, ma c'è molto di più, c'è la ricostruzione storica di una civiltà nata veramente tanto, tanto tempo fa. E un importante reperto storico che può vantare questo museo è relativo a degli scavi che hanno riscoperto una vecchia necropoli. Mi riferisco soprattutto agli scavi di Caria, quindi di
reperti veramente molto particolari, ora ci spiegherai perché, Caterina, e naturalmente anche a tutti quelli che sono stati reperti ritrovati in seguito agli scavi di Tropea. Esatto, sono tutti, diciamo che questa è la zona dove abbiamo i reperti più antichi, quelli di Caria appunto appartengono al 3000 a.C. e rappresentano un unicum, perché sono tombe ad incenerazione praticamente, sono piccole urne dove il defunto veniva posto già sotto forma di cenere, il che ovviamente rappresenta per il 3000 a.C. una cosa molto rara. Pensavamo solo un altro esempio che la cremazione riguardasse solo un'epoca più moderna. Diciamo, in realtà c'è una scoperta storica vera e propria. Esatto, un'epoca diciamo di solito più recente, per quanto antica, ma sicuramente più recente. Infatti le tombe, le tipologie di tombe che possiamo ritrovare in epoca così antica di solito sono un po' più simili a quella che c'è alle tue spalle, dove il corpo del defunto veniva posto in posizione fetale. Sembra un'anfora veramente molto preziosa e bella, in realtà conteneva un defunto raccolto in forma fetale. Stiamo scendendo un po' sul macabro, ma in realtà è quello che sicuramente si è conservato meglio sottoterra, ovviamente. Le necropoli facevano rivivere anche la vita quotidiana del defunto, perché era possibile trovare anche dei reperti differenti. Pensiamo ai monili, le donne, esatto. Ecco, in sepoltura avevano a fianco quelli che erano i gioielli, piuttosto che le spille da balia, per cui tutti i reperti conservati benissimo in questo museo, che destano sicuramente molto interesse al visitatore. Poi una cosa particolare è proprio che questo museo è ricco e vario, ecco perché adesso da questa parte, che sicuramente racconta della storia e dell'archeologia, ci spostiamo invece su per parlare ancora di arte sacra e poi ricollegarci a quella che è la cattedrale. Naturalmente abbiamo detto che il Museo Diocesano è ricco e variegato, però ricordiamo che l'impronta forte è quella dell'arte sacra. Proprio in questo momento ci troviamo in una sala particolare, come si chiama? Questa è la sala Menzele. Ah, perfetto, sì. Quindi è proprio l'autore dei due quadri principali. Principali, uno ovviamente di fronte a noi e l'altro invece dietro le nostre spalle. Di solito, tra l'altro, dove siamo sedute noi c'è una splendida scultura in argento dedicata a Santa Domenica, che in questo momento però è in prestito in Brasile. Santa Domenica, richiamiamo sempre il discorso che affronteremo tra poco con la nostra amica Giovanna, relativo invece alla cattedrale. Però in questo momento diamo un commento a queste opere d'arte. Una cosa particolare che le accomuna è la figura di personaggi, ecco, sacerdotali all'interno dei quadri stessi. E poi un'altra particolarità e una chicca è quella della Tropea del 1700 dipinta in un quadro in particolare. Poi tra poco vedremo anche la modernissima Tropea, quella degli anni 2000, esatto. Voglio dire, dandovi un piccolo scorcio, ma prima di salutarti, Caterina, mi piacerebbe proprio concludere dando un commento rispetto a queste opere d'arte e invitando ovviamente i telespettatori a raggiungerti. Sì, certo, allora notavi bene, esatto, la presenza in modo particolare dei vescovi, che nella maggior parte, anzi in tutti i casi di questa sala ovviamente, erano i committenti delle opere stesse, quindi abbiamo alcuni ritratti, ma poi la presenza dei vescovi anche all'interno di scene sacre, mentre quello a cui ti riferivi è quel quadro laggiù, è Sant'Edimio sulla città di Tropea, e proprio sotto di lui c'è uno scorcio della Tropea del 1700, quindi un motivo in più per venire al Museo Diocesano di Tropea. Grazie, grazie Caterina, grazie a voi. Preziosa. Grazie a voi.
all'interno di questa maestosa cattedrale, quella normanna di Tropea, rincontriamo la nostra cara amica, un'amica di Onda Calabra, ciao. Giovanna Marino, dell'associazione Kairos. Beh, Giovanna, è un piacere sempre sentirti parlare e raccontare di storie, ma soprattutto di cultura, perché in questo caso quanto importante possa essere una cattedrale di questo tipo in un territorio come il nostro è tanto, è veramente tanto. Ecco perché ti voglio chiedere, dalla storia, un po' dal gossip, anche perché il modo tuo di raccontare è veramente molto interessante, un po' dal gossip, parliamo di una cattedrale che nasce circa nel 1030 e abbiamo detto cattedrale normanna, ma la storia interessante racconta la storia anche un po' della struttura che si arricchisce attraverso delle donazioni. Esattamente, succede un po' un episodio increscioso. La moglie di Roberto il Guiscardo veniva insidiata dal cognato, dal conte Ruggero. Roberto conduce Sichel Gaita a Tropea, allora città vescovile, e chiede al vescovo di proteggerla. Trascorre Sichel Gaita un'epoca della sua vita qui a Tropea. Avvenuta la pace fra i due fratelli. Come si trovò lei qui da queste parti? Si trovò benissimo e accolta dalla popolazione. Avvenuta la pace fra i due fratelli, Roberto torna a Tropea per riprendere Sichel Gaita. E allora, per ringraziare il vescovo e la popolazione, effettua delle donazioni. Con queste donazioni vengono gettate le basi per la costruzione della cattedrale. Che meraviglia, che storia, emozionante, che gossip della storia che è riuscita a dare poi un monumento così importante alla città di Tropea. Ma parlando della struttura che adesso rimane sì possente, ma spogliata di quelli che erano gli ornamenti poi di un'epoca successiva, quella barocca. Esatto. Ricordiamo che quelli che abbiamo visto invece all'interno del Museo Diocesano sono proprio tutte le opere, le più belle, che erano contenute proprio all'interno, e per una decisione del vescovo si decide invece di ripulire quella che era la struttura normanna, riportarla all'auge nella sua semplicità. Esattamente, intorno agli anni 20 un restauro la riporta alla sua semplicità. Su questa estensione si sviluppa su uno sviluppo longitudinale le tre navate divise da una fuga di colonne. Colonne ottagonali, senza base le possiamo vedere, sono sormontate in capitelli da conci tufacei che reggono archi a sesto acuto al di sopra delle piccole monofore. All'ingresso della cattedrale però ci sono due bombe, inesplose. Altro gossip. Ai ai ai, allora raccontiamolo subito. Questa è la storia di un miracolo in realtà. Il miracolo, il secondo. Il primo era quello della Madonna di Romania, ovviamente rispetto ai fedeli risparmiati dal terremoto del 1600 circa. 38. 1638. Il secondo invece riguarda proprio le due bombe inesplose. Cosa succede? Durante la Seconda Guerra Mondiale un aereo americano sgancia sei bombe in un giardino in cui giocavano alcuni bambini. Miracolosamente nessuna delle sei bombe esplode. Segno questo per la gente di Tropea che la Madonna di Romania ha voluto proteggere questi bambini. E ancora proteggerà noi e la nostra, certo, trasmissione, speriamo, di Onda Calabra, perché la ritroviamo in questo momento dritta per dritta nella nostra inquadratura. Spostiamoci adesso in un altro punto panoramico di Tropea. È arrivato il momento di descrivere uno scorcio veramente molto particolare. Grazie alle scelte di Giovanna riusciamo sempre a darvi uno spettacolo nuovo, perché la Tropea turistica la conoscete, tutta la sua bellezza, però magari non conoscete alcune piccole chicche che possiamo offrirvi in questo momento. Cosa abbiamo alle nostre spalle? Beh, alle nostre spalle abbiamo un suggestivo panorama con il porto della cittadina di Tropea e una scogliera, la scogliera con due faraglioni in mezzo al mare della Pizzuta. Che meraviglia, ma... Una cosa si erge, ecco, in questo panorama, quello, mi riferisco a quello verde, una cupola, che cosa rappresenta? Beh sì, quella è una chiesa, è la chiesa della Michelizia, una chiesa oggi sconsacrata, che però dotata di una ottima acustica, per questo ospita diversi concerti di musica classica. Vuoi sapere com'è nata questa chiesa? Sì, 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 no, raccontaci pure, oramai sei la più televisiva ospite che noi abbiamo, no, ad Onda Calabra, non esageriamo. Dunque, nella metà del 1500 un mercato
mercante navigava a largo di questo mare, un naufragio lo porta a nuoto a salvarsi e il mercante come si chiamava? Michele Milizia. Ah, quindi la chiesa si chiama non a caso. Non a caso. Proprio lui fonda questa chiesa, la dedica alla Madonna della Neve, perché il giorno del naufragio si festeggiava la Madonna della Neve, e la chiama la Michelizia. Ah, che bello! Abbiamo raccontato anche che si presta, vista l'acustica, dei concerti di musica classica. Esatto. Ma adesso spieghiamo che in questo momento ci troviamo in quello che era il posto che accoglieva una delle porte della città, per cui fossato, ponte levatoio e corso, quello antico, prima della distruzione del terremoto. Esattamente, la porta del mare, e il corso della città. Il terremoto del 1783 distrugge la cittadina di Tropea. All'indomani di questo sisma, il re di Napoli invia a Tropea un ingegnere romano di nome Ermenegildo Sintes, che rifà tutto il piano regolatore della città, e quindi sposta l'asse viario da parallelo a perpendicolare al mare, e quindi l'attuale corso di Tropea lo si deve proprio al post terremoto del 1783. Che meraviglia! Quindi abbiamo raccontato anche la storia di Tropea, la Tropea che magari abbiamo visto nel dipinto all'interno della cattedrale. Esatto. Quindi siamo riusciti a dare un taglio particolare a questa puntata, perché abbiamo raccontato in questa seconda parte proprio una Tropea nuova, diversa. Ecco perché dovete seguire sempre Onda Calabra, perché ci piace raccontare la Calabria così. Mi raccomando, alla prossima puntata ricordate di seguirci anche su Facebook e sul nostro sito www.ondacalabra.tv. Love you.